Buongiorno e ben ritrovati a Prima di Tutto. Iniziano un'altra settimana insieme in compagnia mia e di Simona Marziani, che salutiamo. Una buona giornata e un buon inizio settimana. Ci avviciniamo alla fine anche del mese di ottobre, sta per arrivare novembre, siamo al giorno numero 302 dell'anno. Dunque un inizio di settimana importante. È stato un weekend sportivo non prettamente positivo per tutte le squadre, ma il Teramo ha conseguito la terza vittoria consecutiva e questa è già una buona notizia di per sé. Iniziamo come al solito con la rassegna stampa e con il quotidiano Il Centro, poi andremo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Messaggero, La Città il lunedì non è in edicola, e poi parleremo diffusamente di calcio, ma non solo, con l'ospite che è Gianluca De Vico, allenatore. Vi ricordo il numero di WhatsApp per interagire con noi, che è il 348 30 96 579, numero che comunque trovate anche in sovraimpressione. Iniziamo dunque con le pagine del quotidiano Il Centro. In prima pagina: ospedale, 66 telecamere anti-ladri. Teramo, da oggi saranno montate nell'area attorno al Mazzini e nei tunnel sotterranei. Poi, per quanto riguarda le altre notizie all'interno, D'Alonso in vantaggio su Di Bonaventura, provincia al voto mercoledì. A Montorio narcotizzano il cane per rubare i gioielli, e poi ancora cronaca: auto contro albero, ferite due donne. Il solito ampio spazio del lunedì dedicato allo sport. Nella fotonotizia: il Teramo non si ferma, terza vittoria di fila, l'esultanza dei biancorossi dopo il 2-1 al Ravenna. Per quel che riguarda la Serie A, il Napoli frenato dalla Roma, sorride la Juve che vola a più 6, e ampio spazio dedicato anche ai motori che si apprestano alla conclusione della propria stagione. Formula 1 in Messico: Hamilton soffre ma è campione del mondo per la quinta volta consecutiva, e in MotoGP in Australia Iannone secondo dietro a Vinales. Sulla via ferrata verso l'Everest, restiamo sempre in prima pagina sul quotidiano Il Centro, Himalaya, missione di Peluzzi, sarà deposta una sciarpa per ricordare Ester Pasqualoni. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, si parla ancora di autostrade, A24 e A25, l'Abruzzo vuole chiedere i danni, Lolli, D'Alessandro e Pezzopane, immagine rovinata, paghino tutti i colpevoli. Strada dei Parchi ha contato 7.000 mezzi in meno al giorno, è un dato shock, gli effetti appunto dell'allarmismo dei giorni scorsi. L'Abruzzo nell'ingorgo elettorale, abbiamo letto già in prima pagina, provinciali sfida a 7, ecco i favoriti. A Pescara Di Lorito e Catani spaccati aiutano Zaffiri, a Chieti Di Primio ricorre Pupillo, a Teramo D'Alonso è in vantaggio. Ricordiamo che a Teramo, così come in tutto l'Abruzzo, si voterà mercoledì, a Teramo saranno 597 gli elettori, votano solo i sindaci, e la sfida è tra Giuseppe D'Alonso e l'attuale sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura. Questo per quel che riguarda la prima pagina del quotidiano Il Centro e quel che riguarda l'Abruzzo. Adesso andremo a sfogliare le pagine relative alla la pagina di Teramo con la cronaca e poi l'ampio spazio dedicato allo sport. Ricordiamo la vittoria del Teramo, la sconfitta del Notaresco in Serie D, quella del Giulianova, un sorriso che arriva del Pineto dopo diverso tempo. L'ultima vittoria era datata 23 settembre, e poi notizie veramente poco positive che arrivano per quel che riguarda il basket. Sanità, nella pagina di Teramo, piano di sicurezza per l'ospedale, arrivano 66 telecamere anti-ladri. Poi per quanto riguarda gli infermieri, cena al buio per capire che significa non vedere. E poi biologa batte in tribunale lo zooprofilattico, per 10 anni avrebbe svolto mansioni superiori a quelle del suo inquadramento, il giudice le dà ragione. Sfogliamo ancora le pagine del quotidiano Il Centro per quel che riguarda la cronaca. Micro discariche sul lungo fiume, colpa degli incivili, la denuncia di Teramo Vivi Città. Narcotizzano il cane e rubano gioielli, quello che abbiamo letto in prima pagina è successo a Montorio. Colpo nell'abitazione del titolare del negozio Miro Mobili a Basciano, tentato furto in una villetta. La Sant'Egidiese si aggiudica il torneo dell'amicizia e parliamo di bocce. Poi sopralluoghi nei campi sportivi sono iniziati con l'assessore Filipponi, vogliamo controllare il livello di sicurezza
sopralluoghi che interessano tutte le frazioni teramane e poi scontro frontale con 3 feriti lievi a Pianodaccio è successo nella giornata di ieri. Ancora incidenti, Scerne di Pineto, auto contro albero, ferite 2 donne, una 30enne di Notaresco ricoverata all'ospedale di Pescara con varie fratture dopo essere stata liberata dai pompieri. Il vescovo Leuzzi in visita alla Camera di Commercio. E ancora restiamo a Roseto, accesso per disabili, il sindaco cerca di anticipare i lavori. Missione di Peluzzi sull'Himalaya è quello che abbiamo letto in prima pagina, sarà deposta una sciarpa rosa per ricordare Ester Pasqualoni, il medico ucciso dal qualche tempo fa nell'ospedale di Sant'Omero, uno striscione in omaggio a Mancinelli. Questo per quel che riguarda la cronaca, poi ci spostiamo a Giulianova, domani si aprono le buste per la nuova caserma, la Lega attacca sempre a Giulianova, città sporca ma tasse troppo alte, Buonipasto e appalti, la vigilanza decide e poi a Villa Rosa, nuovi marciapiedi a Villa Rosa, li costruirà il centro commerciale. Questo per quel che riguarda la pagina relativa alla cronaca di Teramo. Adesso sfogliamo le pagine e andiamo a leggere le ampie notizie che riguardano lo sport con la sconfitta interna del Pescara, ma noi ci soffermiamo sul Teramo, girone B, non aggiornata di Serie C, il Teramo soffre ma non si ferma più, un'altra vittoria per i biancorossi aiutati dalla fortuna, tirano 2 volte nella porta del Ravenna e fanno 2 gol. È sinonimo anche di concretezza. Maurizi nelle interviste, la nostra forza è che non molliamo mai. Campitelli e Spighi elogiano il tecnico, ci ha messo del suo, ha carisma. Il presidente tiene un profilo basso, obiettivi immutati, bisogna salvarsi. Però almeno il Teramo adesso, guardando la classifica, è nella parte sinistra ed è in piena zona playoff. E tutto questo sicuramente è importante. Non a caso c'è l'approfondimento di Gaetano Lombardino sul quotidiano Il Centro. 3 successi di fila, mancavano da 3 anni e 7 mesi. Era il marzo del 2015, ovvero l'anno della cavalcata che poi teoricamente portò il Teramo in Serie B, ma non in concreto, perché poi ci fu la vecchia storia della gara di Savona, come molti ricorderanno. L'approfondimento sulla Serie D con la sconfitta della Vastese e la vittoria del Francavilla, sfortuna Real Giulianova, Recanatese fa festa grazie a un autogol, il Giulianova subito sotto a causa di una maldestra deviazione di De Fabritis, mette sotto gli avversari, colpisce 2 legni ma non riesce a pareggiare. Fortunato Show, il Pineto sbanca a Campobasso, il centrocampista realizza una tripletta in 17 minuti, Amadio esulta per il primo successo, Amadio esulta per il primo successo in trasferta, il secondo in stagione. SN Notaresco nel big match di giornata mette alle corde il Matelica ma cede nel finale, vince la capolista in svantaggio di 2 reti al termine del primo tempo, i teramani pareggiano con Minella e Bontà, poi Cuccato risolve all'89esimo, c'è anche lo spazio dedicato alle interviste, Cudini condannati dai nostri errori, il tecnico rossoblu peccato, avremmo meritato un risultato diverso. Il pareggio della L'Arezzano, ma ampia pagina anche dedicata all'eccellenza con la 10ª giornata e il grande colpo della Torrese. Torrese travolgente, stop Chieti. I teatini prima si illudono con Delgado che poi sarà espulso e poi cadono sotto i colpi di Bellini, Torbidone e Petronio, con l'ex capitano del San Nicolò anche in prima pagina qui con una bella foto. C'è anche la foto di squadra del Chieti, articolo a firma di Roberto Marchione. È andata, diciamo, anche ieri agrodolce per le teramane, bene la Torrese, bene il Ponte Romano che vince sul campo della Miternina, che si sveglia tardi, Ponte Romano trisse e vittoria, l'Alba Adriatica invece perde in casa, Blitz, Spoltore, Grassi e Ranieri firmano il colpo ad Alba Adriatica e poi la sconfitta del Martinsicuro con Lazzarini che illude la squadra di Fabio Cupello, scatenato nella ripresa. In promozione il Castelnuovo nel girone A, nella 9ª giornata resiste all'assalto dell'Angizia, finisce senza reti sotto la pioggia, lo scontro diretto tra le prime 2 della classe, i marsicani recriminano per un palo, nero-verdi unici imbattuti in promozione, considerando anche il girone A perché il Lanciano è caduto qualche settimana fa, dunque buone notizie per la squadra allenata da mister Disidoro che comanda ancora la classifica e si è tolta 2 gare in trasferta davvero importanti, quella di Sant'Egidio e quella di
Luco sul campo dell'Angizia. Il basket, come dicevamo, in A2 Est si è giocata la quinta giornata, i tiri liberi fanno dannare il Roseto, a Piacenza gli Sharks in vantaggio per gran parte della gara, salvo cedere nel finale al ritorno della Bacari Piacenza, dunque la sconfitta ancora in trasferta dopo aver dominato a lungo per Roseto, è finita 93-91. Nelle interviste d'Arcangeli non abbiamo più difeso, l'allenatore non siamo capaci di ripetere quello che proviamo in allenamento. Effettivamente i biancazzurri, che meriterebbero una classifica migliore, ma non riescono a ingranare, soprattutto nelle gare in esterna. In basket, il basket ancora di Serie B, Campli, Di Vario Netto e altre sconfitte. I farnesi non entrano in partita a Corato, finita 99-71 per i pugliesi. Poi c'è stata la gara del Pescara a San Severo con la sconfitta della squadra di coach Stefano Raiola. Per quanto riguarda le Teramane, Adriatica Press KO, la seconda vittoria sfuma nel finale, i Teramani sfiorano il coppaccio al Porto Sant'Elpidio, passano in vantaggio nell'ultimo quarto, ma non basta. E poi Giulianova torna al successo per l'Etomilu, seconda gioia stagionale in casa contro Nardò. Giulianova che ha 6 punti in classifica e veleggia nelle alte sfere della graduatoria. Ricordiamo che anche il campionato di Serie B ha subito uno stravolgimento, si è in attesa della decisione della Lega e della Federazione per quel che riguarda la situazione del Lamezia, che ha ufficialmente richiesto di ritirarsi dal campionato perché non ha a disposizione un campo dove allenarsi e giocare le proprie partite. Per quel che riguarda il resto, il giugliese Tarquini sbanca Suzuka a Macao, può prendersi il mondiale, stiamo parlando di automobilismo. In Serie B di pallavolo il Pineto si impone con Bulfon, ad eccezione delle ragazze dell'Altino, festeggiano le altre 4 abruzzesi. E quindi si conclude qui la nostra pagina relativa allo sport per quel che riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso un attimo di pubblicità e poi andremo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Messaggero. Andiamo a sfogliare adesso le pagine del quotidiano Il Messaggero. Muore in bici durante la gara Montesilvano, atleta di 40 anni colpito da infarto mentre disputava l'Adriatico Cross Tour. L'uomo soccorso e defibrillato dal personale del 118, la fine poco dopo al pronto soccorso. C'è anche spazio dedicato allo sport come al solito in alto, nella parte alta della prima pagina. Serie C Teramo, Mago Maurizi, terzo successo consecutivo. E poi anche un approfondimento dedicato al Pescara, adesso dimostra chi sei dopo il primo stop. In Serie B ricordiamo che si torna in campo già nella giornata di martedì per un turno infrasettimanale ed il Pescara giocherà a Cosenza contro l'ex allenatore del Chieti, Piero Braglia. Cronaca di Teramo, Team, il comitato dei cittadini, raccolta dei rifiuti più snella, la proposta per risolvere il caro tariffe, addio porta a porta per abbattere i costi, il sindaco pensa a un riordino aziendale, Bozzelli rischia il posto al vertice del CDA, chiesta ad Alberto la convocazione dell'assemblea dei soci con l'obiettivo di riorganizzare l'intero sistema. A Giulianova, stazione di servizio EP, 2 furti in pochi giorni. I lavori non pagati, azienda porta il comune in tribunale. E poi ancora altre notizie, una a Martinsicuro con arrivano nuove telecamere per la lotta alla prostituzione e poi l'incidente di cui parlavamo prima, auto contro l'albero, grave ragazza di Giulianova, una donna di 30 anni di Notaresco. E lo sport per quel che riguarda la prima parte è dedicata ovviamente al Pescara, noi ci soffermiamo sulle Teramane, Fortunato per quel che riguarda il Pineto, tripletta in mezz'ora per il Pineto Corsaro, il team di Amaolo cinico ed efficace come l'anno scorso, campo basso in crisi, la Serie C Teramo triste di successi con Maurizi, battuto anche il Ravenna al Bonolis con i gol di Spighi e Barbuti su rigore, incredibile, Campitelli ora fa il pompiere, dobbiamo mantenere i piedi per terra. In Serie D ancora Notaresco a testa alta, beffato al 90° dal Matelica dopo una rimonta che l'aveva portato dal 2-0 al 2-2, e poi il Real Giulianova fermato da un'autorete e dai due pali colpiti da Del Grosso, gol in avvio ma poi è un monologo dei giallorossi, rigore concesso e poi negato dall'arbitro che era Bordin.
per quanto riguarda il basket e l'eccellenza con la Torrese che cala il Trista, al Chieti non basta Delgado, attaccante segna il gol del vantaggio ma nella ripresa lascia i suoi in 10, neroverdi sprecano, Torrese cinica, è finita 3-1 a Castelnuovo. Il basket invece con la sconfitta degli Sharks, altra beffa, KO a Piacenza 93-91, ancora una volta dilapidati 17 punti di vantaggio, errore madornale non riuscire a capitalizzare un successo già in archivio. Per quel che riguarda la Serie B, Chieti e Giulianova sfruttano il fattore campo, KO in trasferta per Teramo, Pescara e il giovane Campli. E concludiamo qui la rassegna stampa, ricordiamo che il quotidiano La Città il lunedì non è in edicola. Adesso andiamoci ad ascoltare l'intervista col presidente Luciano Campitelli, rilasciata nel pomeriggio di ieri allo stadio Bonolis subito dopo la fine dell'incontro vinto contro il Ravenna, anche simpatica perché si parla che del presidente che potrà andare o meno in panchina domenica, viste le squalifiche probabili ma non certe di mister Maurizi e del tecnico in seconda Edmondo De Amicis. Può, perché abbiamo cambiato l'allenatore e quindi col cambio dell'allenatore sono venute tre vittorie belle, combattute, sofferte, però da squadra, non da squadretta, perché molte volte essere squadra si può perdere, si può sicuramente dare l'impressione anche di arrendersi in certi momenti, ma poi se sei squadra alla fine esci sempre a testa alta, perché questa è una squadra che ha degli attori importanti, sia in difesa che oggi si è visto, sia a centrocampo e sia anche a livello di attacco, perché con le sostituzioni fatte dal mister noi abbiamo messo in difficoltà anche il Ravenna, che reputo, credo che sia stata la migliore squadra che è venuto al Comunale, che io, per me poi può darsi che altri non la pensano così, però io ho visto una squadra quadrata con un attacco, penso, importantissimo. E quindi abbiamo vinto contro una grande squadra. Al di là del risultato, Presidente, che è molto importante, cosa le è piaciuto di più di questo Teramo e chi l'ha impressionata del Teramo? Tutti, la squadra. Cioè, la squadra, se tu vai ad analizzare, tutti quanti hanno fatto bene in tutti i ruoli, perché nessun ruolo è stato, diciamo, un attimino. Zecca? L'ho detto prima, Zecca ha fatto molto bene, ha rotto gli equilibri perché lui diventa feroce, cioè il secondo gol il merito è suo. Cioè, ha portato una palla, ha tirato, c'è stato poi il palo, il rigore netto, quindi meglio non si poteva fare e chiedere a questi giocatori. Espulso De Amicis, espulso Maurizi, noi non ci preoccupiamo più di tanto perché sappiamo che a Fermo andrai in panchina tu. Ma io non, purtroppo, non ho il tesserino e non sono all'altezza di fare, io faccio il presidente e prendo solo tutto quello che... No, tu ridi, ma io volevo mostrare questo cellulare, no? Perché è il cellulare del tuo vicepresidente. Sì, 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 sì. Che è stato distrutto in occasione del gol del raddoppio. Non ha visto il rigore, ha buttato a terra. Ha fatto bene. Ma lo paghi tu? Ma ne possiamo pagare pure 5 a partita se si vince. Se si perde stiamo incazzati come le bestie, quindi niente. Oh, non vincevi dai tempi di Vivarini 3 partite di seguito in campionato. Questo che vuol dire? Ma non vuol dire niente, vuol dire che dobbiamo fare tanti punti per arrivare a 40-42. E poi se siamo ancora bravi come lo siamo stati in queste 3 partite, la squadra sotto la guida del nuovo mister crescerà di partita in partita. Se entriamo nei primi 10, a chi non farebbe piacere? A tutti noi, no? Compreso voi, perché qua siamo tutti tifosi, quindi non è che siamo non tifosi del nostro Teramo. Quindi. Presidente, anche il pubblico ha risposto oggi, no? Dei 1500, al di là del numero, però a livello di intensità. Ma il numero, al pubblico non gli possiamo dire mai niente, perché il pubblico a Teramo è un tifo vero, un tifo per la squadra, un tifo senza interessi come del resto siamo noi, quindi tiriamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti tifosi e siamo felici di vedere il Teramo vincere. Grazie.
Seconda parte di Prima di tutto, dopo la rassegna stampa, è l'intervista con il presidente Luciano Campitelli. Parleremo diffusamente di calcio in questa seconda parte, in particolar modo di Serie D, con l'ospite graditissimo. Buongiorno a Gianluca De Vico. Buongiorno Matteo, grazie per l'invito. Allenatore di calcio, perché mi piace definirti grazie, così. Grazie. Con l'imbocca al lupo, ma poi ne parleremo. Iniziamo subito dal campionato di Serie C. Il Teramo ha conquistato la terza vittoria consecutiva, come abbiamo potuto vedere, un Teramo che in classifica passa nella parte sinistra, la cura Maurizio, ecco qui tutti i risultati, grazie a Simona che è in regia, con l'ennesimo rinvio della gara della Ternana. Ieri leggevo un articolo sul Corriere dello Sport, Gianluca, che dal prossimo fine settimana la Serie C tornerà in campo regolarmente, ma poi c'è sempre il problema con i vari recuperi. La Ternana, per esempio, col fatto che ha saltato ieri la gara con la Sannettese e quella di mercoledì scorso, già deve recuperare 4 di partite. Beh, effettivamente il campionato inizia a complicarsi anche per la Serie C. Adesso vediamo se non ci saranno ulteriori novità, ecco, con il Consiglio di Stato sulla Serie B, che poi naturalmente queste situazioni andranno a scalare anche in Serie C. Vedremo. Anche perché la Ternana deve recuperarne 4 in C, dovesse essere ripescata in C, ne dovrebbe recuperare 10. Un altro campionato a parte giocherebbe ogni due giorni, non so come, ma penso che secondo me alla fine verrà tutto congelato, perché non vedo proprio in modo i termini per poter operare. Tornando ai risultati del campionato di Serie C, abbiamo visto la vittoria del Monza con il nuovo allenatore Cristian Brocchi sul campo del Fano per 2-0, la vittoria di questa sorprendente Fermana che è andata a espugnare anche il campo di Pordenone e seconda in classifica. A questo punto parlare di sorpresa non è più possibile, nel senso la Fermana, tra parentesi, subisce davvero pochissime reti. Ci soffermiamo anche sulla Fermana, intanto perché è il colpo di giornata, ma soprattutto perché è il prossimo avversario del Teramo. Intanto questa Fermana nessuno se l'aspettava, ma è lì. Guarda, un po' conosco l'ambiente perché collaboro anche un po' con loro, è una società seria, è una squadra, diciamo, strutturata bene già l'anno scorso. Mister Destro, che poi siamo stati insieme ad Ascoli, è un allenatore preparatissimo, cura tantissimo la fase difensiva, prende pochissimi gol davanti a due giocatori veloci, gente come Lupoli che ti può fare male sempre, quindi tutto quello che sta facendo se lo sta meritando sul campo, quindi secondo me farà un bel campionato. Chiaramente poi, chiaro, i valori alla lunga dovrebbero uscire fuori, ci sono squadre, diciamo, più titolate per lottare alla vittoria. Sicuramente uno di questi è la Ternana, il Vicenza che ieri ha vinto in rimonta contro la Virtus Verona. Parliamo anche di questo Teramo, terza vittoria consecutiva, 3 vittorie con Maurizio in panchina. La scelta del presidente Campitelli, che all'inizio non è stata proprio magari capita da tutti, almeno nei modi e nei tempi, invece sta dando i suoi frutti ampiamente. Guarda, da quello che mi arriva a me, un agente che conosco a Roma, che lo conoscono bene, ha lavorato benissimo a Reggio, se ne parla bene perché è una persona di carattere, ha personalità, da un punto di vista positivo spreme anche i giocatori e sta ottenendo risultati, ha utilizzato il modulo che tanto qui Tonino e Walter, diciamo, da tempo predicavano, e i risultati sono visti subito. Naturalmente anche la componente fortuna c'è bisogno sempre, no? La prima, seconda partita, però evidentemente qualcosa è cambiato nella psicologia dei ragazzi e adesso i frutti si vedono, e perché no, sulla scia dell'entusiasmo tutto è possibile. Probabilmente questa cosa psicologia si è vista ieri in maniera più che evidente dopo il pareggio del Ravenna, che pure è arrivato a un quarto d'ora, 20 minuti alla fine. Il Teramo ha avuto la forza di riportarsi in avanti e trovare il gol del 2-1. Magari in tempi dietro non sarebbe successo. Esatto, sicuramente sarà stato sia qualsiasi mossa tattica del mister che ha fatto qualche cambio, sia proprio una forza psicologica e anche la furbizia di andarsi a trovare una situazione, perché quella situazione lì è una situazione un po' forzata, ma per farlo bisogna avere la lucidità e la personalità. E dunque domenica sarà questo scontro, diciamo, di alta medio classifica a Fermo, con la classifica del campionato di Serie C che vede il Teramo finalmente nella parte sinistra, quota 13, in piena zona playoff. Ci sono ancora degli asterischi perché devono recuperare diverse partite, vedete la Ternana con ben 4 asterischi, fa specie vedere la Sambo oramai a 7 punti, però ne stiamo parlando dall'inizio della stagione. Ci sono squadre che magari via via possono tornare
possono risalire la classifica, parlo dell'Albino Leffe e altre formazioni che magari hanno tutto il tempo per recuperare, però adesso ovviamente ci piace questa classifica del Teramo a quota 13, ovviamente fa sempre piacere nella parte sinistra della classifica. Ma assolutamente sì, dobbiamo essere fieri. Da teramani dobbiamo essere solo contenti. Ecco, pensare che la San Benettese con un attacco con Stanco, Rapisarda e Russotto si trova ancora in quella posizione, insomma, penso che dobbiamo essere felici di questo. E dunque avremo modo di parlare di Serie C anche nel corso dei nostri notiziari, soprattutto con Super Gol di questa sera condotto da Walter Core, di cui ricorderemo anche fra qualche istante gli ospiti che ci saranno a partire dalle ore 21. Adesso il campionato di Serie D, andiamo a vedere anche in questo caso velocemente i risultati maturati per le teramane e per le abruzzesi. È stata una giornata un po' particolare, un po' agrodolce, con la sconfitta del Notaresco nel big match di Matelica, quella del Real Giulianova a Recanati, però di contro è arrivato il pareggio della Lavezzano sul campo della San Giustese, la sconfitta della Vastese ad Isernia nel derby, o quasi, il ritorno al successo finalmente dopo diverso tempo del Pineto sul campo del Campobasso, con gara già archiviata nel primo tempo. Di Francavilla invece avremo modo di parlarne anche senza l'ausilio delle immagini che vi proporremo comunque a Serie D in Gol, perché Gianluca De Vigo è stato proprio al Valle Anzuca, una gara già messa in ghiaccio praticamente nel primo tempo anche in questo caso. Sì, ci sono stati due gol i primi 5-10 minuti, quindi diciamo per il Francavilla è stato tutto in discesa. Naturalmente le qualità di questa squadra sono, diciamo, ben nette, ha un modo di giocare con mister Raghini importante, davanti a un reparto offensivo, ieri mancava Banegas, ma di tutto rispetto, quindi dirà sicuramente la sua in questo campionato e si dovrà preparare ai prossimi scontri che saranno importanti, Avezzano, Notaresco, vedremo insomma. Sì, infatti fra due settimane sarà anche il derby Notaresco, poi un ulteriore turno infrasettimanale, però adesso finalmente le squadre di Serie D, dico, dopo il tour de force della settimana scorsa, avranno una settimana per preparare questa prossima giornata di campionato, dove il Francavilla, come detto tu, va ad Avezzano, un derby particolare. L'Avezzano ieri ha dato segni di risveglio pareggiando sul campo della San Giustese, però magari ieri è stata anche una giornata un po' particolare con diverse squadre che magari hanno risentito della terza gara in una settimana. Sì, l'Avezzano da questo punto di vista è una rosa ampia, quindi potrebbe anche, diciamo, sopperire a questo discorso. Deve soltanto risolvere un po' gli equilibri, diciamo, interni ed esterni in una società, dopodiché i valori tecnici dell'Avezzano sinceramente sono dai primi tre posti per questo campionato. Però fino a quando stai sotto poi diventa tutto difficile, c'è l'ansia, c'è il clima, diciamo, difficile anche con la propria tifoseria, quindi domenica Avezzano-Francavilla probabilmente sarà uno spartiacque per una o l'altra delle due squadre in senso positivo o negativo. Soprattutto questo perché il Francavilla ha 5 vittorie in casa su 5, però fuori casa sì. Dopo la battuta d'arresto di Cesena, l'ultima formalmente la doveva vincere, c'è stato quel pareggio all'ultimo minuto che hanno subito, infatti il presidente, insomma, stava un pochettino col Castelfidardo, che però ha cambiato allenatore e ieri ha collezionato un altro bel pareggio a Sant'Arcangelo. Approfitto di parlare di Castelfidardo perché Vagnoni sarà questa sera tra gli ospiti di Super Gol, il neo allenatore del Castelfidardo. In classifica sembrano scappare, diciamo, Matelica e Cesena. Il Matelica ha fatto 8 vittorie su 9, l'unica sconfitta sul campo del Pineto. Il Cesena ieri ha vinto sul campo della Jesina. Cesena sicuramente un organico forte, grande pubblico, però spesso e volentieri gioca in superiorità numerica. Sì, naturalmente il blasone aiuta in questo senso, è proprio nella psicologia umana che avvenga questo, diciamo, nel corso di una partita. Però chiaramente i giocatori, ecco, che dicevamo prima io e te, Biondini, Ricciardo e altri nomi che facevano la B fino a un giorno fa, hanno una personalità tale da diciamo, poter risolvere qualsiasi situazione durante la gara. Il Matelica comunque ha un reparto offensivo, il DS Mitchell ha fatto un buon lavoro, è una squadra che Giuliano ha visto sul reparto offensivo grandi qualità, chiaramente deve un attimo equilibrarsi perché tende un attimo a fare un po' troppo up and down durante una partita. Ecco, la partita di ieri mi ha stupito un po', ed era successo però già ad Agnone, un po' un calo del Matelica nel secondo tempo. Non a caso la squadra di Tiozzo è andata avanti 2-0 alla fine del primo tempo, pur senza meritandolo. Poi però il Notaresco, magari gran parte dei meriti sono del Notaresco, dei meriti anche del Matelica che è un po' sceso fisicamente,
però si è visto rimontare proprio il due gol, ed era successo anche ad Agnone. Poi lì il secondo gol era stato annullato per un probabile fallo di Mane che in pochi hanno capito. Però il Matera ha avuto la forza per tornare a segnare il 3-2 che ha finito per decidere il confronto. Sì, e probabilmente è una situazione che l'allenatore dovrà cercare di risolvere, anche perché lo sento spesso, ci tiene tanto, insomma, a certi discorsi sul gioco, sulla qualità del gioco, però una squadra che vuole riuscire a ottenere l'obiettivo massimo, già l'anno scorso erano lì, dovevano Sì. raggiungerlo, l'hanno fatta, non è che quest'anno si ritrovano con la stessa problematica, perché purtroppo certe situazioni vanno chiuse e non ti puoi permettere di essere recuperato. Ieri il Materi che è stato fortunato, vincere così per un piccolo infortunio all'ultimo minuto, notaresco, insomma, dispiace. Hai avuto modo di vedere spesso anche il Real Giulianova, che è una squadra che rispecchia fedelmente il carattere del proprio allenatore, non molla mai anche in condizioni di emergenza con diversi infortuni, anche ieri senza Tozzi Borsoi. Le cronache ci raccontano, abbiamo visto anche le immagini, di una vittoria della Recanatese non troppo limpida, perché è arrivata su un autogol, due Legni colpiti da Del Grosso, un'occasione importante per il Real Giulianova ed un rigore prima dato e poi non concesso dall'arbitro. Anche ieri Giuliano non avrebbe meritato la sconfitta. Ma qui sono di parte perché chiaramente ho lavorato insieme a Nico Stallone, conosco benissimo i suoi metodi, il suo carattere. La squadra si vede che, diciamo, affronta benissimo le gare. Adesso si è completata in fase di mercato con l'acquisto di Torelli, Mangiacarta, insomma, una squadra che adesso ha tutto per poter fare bene. Chiaramente ci vuole anche un po' di fortuna nelle partite, perché poi una partita ti fa imboccare psicologicamente in maniera diversa. Ieri questa sconfitta, insomma, pesa un po', secondo me. Allora adesso, siccome ieri sera nell'edizione del TG Sport non abbiamo fatto in tempo perché da Matelica il servizio è arrivato a tarda notte, adesso lo proponiamo i riflessi filmati della gara del Giovanni Paolo II, Matelica Notaresco, è finita 3-2. 3-2 nel finale al Giovanni Paolo II in una gara molto bella ed emozionante tra due squadre ai vertici della graduatoria. Prosegue dunque la sua marcia in vetta alla classifica la squadra di Mister Tiozzo, che infila l'ottava vittoria in 9 gare e tiene così a distanza il Cesena, staccando i ragazzi di Cudini. Ancora senza Margarita, il tecnico di casa decide di lasciare in panchina Fioretti per fare spazio a Dorato e presenta un 11 con Avella in porta, Arapi e Riccio esterni di difesa con Benedetti e De Santis, coppia centrale, Losic e Pignat sulla mediana con Franchi, Melandri e Bittaglie che agiscono alle spalle di Dorato. Cudini propone un 4-3-3 con Monti tra i pali, pacchetto di difesa composto da Massetti, Salvatori, Dalmazzi e La Barba, Blando in mezzo al campo con Candellori e Bonaltà ai suoi fianchi e Tridente con Liguori, Moretti e Minella, arbitra Caldera di Como. La squadra ospite è subito propositiva e costringe il Matelica sulla difensiva nei primi minuti. Al terzo Blando con un diagonale rasoterra chiama Avella al primo intervento della gara. Poco dopo Minella, rimesso in gioco dal tocco di un difensore di casa, cerca la porta ma viene murato in corner. Il Matelica sembra sorpreso dell'atteggiamento degli abruzzesi, ma al primo affondo riesce a colpire il sesto. Franchi sfugge alla guardia di La Barba sulla destra e centrabasso per Dorato, che da due passi trova la deviazione che mette fuori causa Monti e porta in vantaggio il Matelica. Gli abruzzesi si spingono subito in avanti alla ricerca del pareggio, ma non trovano spazi per costruire chiare occasioni da rete con il Matelica che contiene senza troppi affanni il tentativo di reazione del Notaresco e prova a pungere in contropiede con Franchi e Melandri, ma non riesce a creare pericoli dalle parti di Monti. La squadra di Cudini resta stabilmente in avanti, ma l'unica conclusione verso la porta di Avella arriva a metà tempo con La Barba che dai 20 metri manda altissimo. Al 24esimo è Minella a cercare il diagonale, ma il pallone finisce lontano alla porta marchigiana. Al 26esimo Franchi esce vincitore dal duello sulla fascia con La Barba e riesce a mettere in area per Melandri, che allarga però il tiro col destro. Al 28esimo, da un pallone buttato in area biancorossa da Blando, nasce una serie di batti e ribatti davanti ad Avella, che poi è attento sulla conclusione finale dalla distanza di Massetti e blocca. Al 30esimo La Barba è il primo ammonito della gara, dimostrando di soffrire tremendamente la vivacità di Franchi, che un minuto dopo mette al centro ancora dalla destra. Il pallone viene spinto in fondo alla rete da Vittaglie dopo aver attraversato tutta l'area ospite, ma il direttore di gara non convalida per la posizione regolare del giocatore biancorosso.
Salvatori da lontanissimo al 36esimo, carica il destro ma non inquadra la porta di Avella. Pochi istanti dopo Bontà entra col gomito alto su Dorato a metà campo con Caldera che gli mostra il giallo tra le proteste dei padroni di casa che chiedevano l'espulsione del numero 10 rosso-blu. Insistono i ragazzi di Cudini con il Matelica che stringe i denti ripiegando con tutti gli effettivi nella propria metà campo. Gli ospiti collezionano una serie di tiri alla bandierina dei quali non scaturiscono pericoli per l'estremo difensore di casa. La squadra di Tiozzo però fatica a distendersi in avanti come nella prima mezz'ora. La gara vive anche di qualche momento di tensione, ma prima della fine della prima frazione il Matelica riesce a portarsi sul 2-0. Dorato questa volta sempre dalla destra, centra basso, Massetti nel tentativo di anticipare Bittaglie infila la propria porta mandando così i biancorossi negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Il secondo tempo si apre con il Notaresco che prova subito a riaprire la partita. Minella dopo due minuti ci prova di potenza ma la sua conclusione non è precisa e al sesto Benedetti sbaglia il disimpegno e permette a Bontà di recuperare palle e provare il tiro sbarrato da De Santis che devia in corner. Il Matelica contiene e non disdegna qualche puntata offensiva come intorno al quarto d'ora quando su tiro alla bandierina da destra Dorato prova a girare di testa al centro area senza però trovare la porta avversaria. Poco dopo fuori Franchi per Cuccatto e due minuti più tardi dentro Bugaro al posto di Benedetti nei padroni di casa. Bontà ci prova con una punizione dalla sinistra con una traiettoria insidiosa che finisce non lontana dai pali di Avella, mentre ancora su azione di corner al 64esimo il Matelica mette i brividi alla difesa abruzzese con un pallone tagliato che attraversa tutta l'area senza trovare la correzione vincente. Un minuto dopo è lo Sicco ad impegnare Monti con una bella conclusione dalla distanza e il portiere si rifugia ancora in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo il San Nicolò Notaresco riesce a ripartire in contropiede e Cuccato stende ingenuamente Moretti in area. Caldera non ha esitazioni e comanda la massima punizione per la squadra abruzzese. Minella dagli 11 metri spiazza Avella e riapre la partita. Riprende coraggio il San Nicolò Notaresco con il Matelica che si innervosisce e concede campo ai ragazzi di Cudini e in pochi minuti finiscono sul taccuino di Caldera prima Rapi e poi Pignat. La squadra ospite ci crede e riprende a spingere con convinzione trovando il pari al 77esimo quando la difesa biancorossa concede il fondo a Liguori sulla destra e poi non riesce a chiudere sull'inserimento di Bontà che è il più lesto di tutti a raccogliere l'invito del compagno mandando in rete il pallone che vale il 2-2. La squadra ospite appare accontentarsi, stanca dopo la rincorsa per raggiungere il pareggio, ma nella finale arriva la beffa per i ragazzi di Cudini. Monti all'87esimo si fa sfuggire il pallone calciato allo Sicco su punizione dalla sinistra e concede il calcio d'angolo. Sul tiro dalla bandierina la sfera attraversa tutto lo specchio della porta e nella mischia davanti a Monti, Cuccato trova la deviazione che vale il nuovo vantaggio. Il Notaresco prova a riportarsi in avanti non avendo più nulla da perdere e va di nuovo vicino al pareggio con la conclusione di Moretti su imbeccata di Liguori nel primo minuto di recupero, ma Avella blinda la porta e il risultato respingendo il tiro. Gli ultimi assalti ospiti sono generosi ma poco lucidi e il Matelica al triplice fischio finale può festeggiare la vittoria che conferma i ragazzi di Tiozzo in vetta. E dunque abbiamo visto il servizio della gara tra Matelica e Notaresco, Gianluca, un'altalena di emozioni, diversi errori difensivi da una parte e dall'altra, però è stata una bella gara che ha rispecchiato una squadra prima in classifica e una che era terza in classifica. Sì, due squadre che vogliono giocare, che fanno diciamo, del reparto avanzato il loro forte e sicuramente chi ha visto questa partita si è divertito tantissimo, un po' meno probabilmente il presidente Giovanni e il mister Cudini, perché insomma perdere per un calcio d'angolo così fa male insomma, ma il Notaresco sta dimostrando tutto il suo valore e farà veramente un bel campionato. Tu hai avuto modo di vederlo nel turno infrasettimanale di mercoledì contro l'Isernia, lì è stata una partita di fatto quasi senza storia con una sfida decisa già nel primo tempo. Sì, ma è il Notaresco che l'ha fatto diventare quasi senza storia, perché se andiamo a vedere l'Isernia di mister
Silva è una squadra ostica da affrontare, infatti oggi la Vastese, ieri ne ha fatto le spese, insomma, quindi è stato merito del notaresco affrontare velocemente, aggredire l'avversario, fare con le sue giocate del 4-3-3 il suo forte, e vengono fuori con Liguori, Manari, Moretti, oggi Minella, insomma delle giocate importanti, Petrarulo quando entra, Candelori, insomma Bontà, ci sono giocatori che veramente fa piacere vederli, e penso sia anche un piacere allenarli, insomma. Io richiamerei un attimo la classifica del campionato di Serie D Girone F per analizzare un po' la posizione del Pineto, che adesso con la vittoria di ieri si è risollevato un po' ed è a quota 10, però diciamo tra le tre teramane doveva essere la formazione che era al miglior posto nella parte più alta della classifica. Si trova in quella zona, ieri tripletta di Fortunato, posizione di Amaolo rinsaldata. C'è un problema magari legato al fatto che Pedalino, un attaccante comunque importante per la categoria, non abbia ancora trovato il primo gol in campionato? Ah, sicuramente, Pedalino è un giocatore importante, è chiaro che il giorno in cui si sbloccherà anche lui probabilmente tutta la squadra ne beneficerà. Una squadra che comunque è stata costruita bene, ha buoni giocatori, un allenatore esperto. Quest'anno collabora con lui anche l'amico mio Fabrizio Catelli, insomma il presidente è ambizioso, c'è una collaborazione col Pescara, quindi ci sono tutte le potenzialità per poter rinforzare anche la squadra in corso. I ministri di Amadio e ecco, Pietrantonio, nomi in corso, importanti, quindi penso che, speriamo che con questa vittoria il campionato del Pineto possa cambiare, insomma, come è stato l'anno scorso in fondo. E la vittoria di Campobasso potrebbe essere, come dice Gianluca, una svolta. Noi andiamo a vedere il servizio proprio sulla gara Campobasso-Pineto, che è finita 0-3. Battuta d'arresto per il Campobasso, che cade in casa sotto i colpi del Pineto con un sentenzioso 3-0. Passiamo alla cronaca. Al quinto, corner per il Campobasso. Batte da Dart che trova all'occa. Conclusione ravvicinata, deviata da un difensore ancora in angolo. Sugli sviluppi, in prota impatta bene di testa, palla sull'esterno della rete. All'undicesimo, occasione per il Campobasso. Lancio di Danucci, in prota prova la girata acrobatica di destro, blocca Fargione. Si fa vedere il Pineto al quattordicesimo. Con una palla in mezzo ci prova Fortunato e scivolata, ma la palla è facile preda di Sposito. Al 17esimo calcio d'angolo per il Campobasso su bella iniziativa di Dall'Alt. Batte l'argentino, nessuno riesce a raccogliere. Al 20esimo il Pineto va in vantaggio. Tiro di Campolone da fuori aria, deviato in corner da Sposito. Dal corner gol di testa di Fortunato. Al 21esimo pericoloso il lupo con Merio che ci prova di testa, lanciato da Cogliati, si rifugia in corner la difesa abruzzese. Al 26esimo ancora Campobasso, gran botta di Tommasini da fuori area che trova Fargione attento a deviare in angolo. 29esimo Campobasso con Merio raccoglie una palla al limite dell'area, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 32esimo c'è il Pineto, palo con Ciarcelluti che dalla sinistra raccoglie la palla e conclude di sinistro sul palo esterno. Al 33esimo raddoppio del Pineto, doppietta di Fortunato che conclude di destro da fuori area alla sinistra di Sposito. Al 37esimo rigore per il Pineto sul fallo di Allocca, trasforma ancora Fortunato. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa, subito pericoloso il Campobasso al 47esimo. Dagli sviluppi di una punizione battuta da Dadalt, Cogliati ci prova al volo, palla in out. 50esimo, ancora da una punizione di Dadalt e Cogliati a concludere al volo, palla di poco alta sopra la traversa. 52esimo, ci prova ancora il lupo con Giacobbe, buona iniziativa di Dadalt dalla fascia sinistra che mette in mezzo. Giacobbe raccoglie, ma la conclusione viene deviata dalla difesa abruzzese. Al 78esimo ci prova il Pineto in contoprede con Ciarcelluti, blocca Sposito. 84esimo occasione per Giacobbe dopo un ben dialogo con Improta, conclusione debole, para Fargione. Da questo momento in poi nulla più accade in campo, finisce qui 3-0 per il Pineto, Campobasso sconfitto e contestato dai tifosi locali. Dunque la gara di Campobasso, il nuovo Romagnoli, tra parentesi formazione rosso-blu, che sarà ospite del notaresco domenica al Vincenzo Savini. Vedremo in settimana la posizione del tecnico Mandragora, è fortemente a rischio, staremo a vedere dunque con che squadre e soprattutto che staff tecnico si presenterà al Campobasso domenica al Vincenzo Savini. Una vittoria importante per il Pineto in Serie D. Io farei una parte dedicata all'eccellenza, perché ieri è stato questo big match a Castelnuovo, Torrese Chieti
3-1, una vittoria squillante per i giallorossi del presidente Rondolone, soprattutto in rimonta contro un Chieti che dall'avvento di Lucarelli, e possiamo vedere grazie a nostra Simona anche i risultati maturati, dopo l'avvento di Lucarelli Chieti aveva sempre solo vinto anche in Coppa Italia. Sì, posso riferirti insomma di chi stava vedendo la partita, anche perché ho avuto anche ho qualche giocatore che ho allenato nel Teramo, tu lo sai benissimo. E, insomma, il primo tempo sono andati in difficoltà, il Chieti probabilmente meritava anche di raddoppiare. Dopodiché la Torresi in casa acquista molto più fiducia, ha cambiato disposizione, modulo di gioco, e gente come Torbidone, Bellini, quando gioca in un reparto più avanzato riesce veramente a fare la differenza. E quindi sono contento per la Torrese, perché so quanti sforzi, conosco bene la dirigenza e mi fa piacere che possano lottare per il vertice della classifica. Insomma. Adesso in testa c'è il Capistrello, che ieri si è fermato dopo 7 vittorie consecutive, comunque in maniera rocambolesca, perché 4-4 sul campo dei Nero Stellati tra le Teramane, cade in casa l'Alba Adriatica, cade il Martinsicuro, squadra giovane, si era detto all'inizio della stagione le difficoltà che potesse avere la squadra truentina. E ottimo colpo in trasferta, parlando della zona calda, soprattutto perché è uno scontro diretto del Ponte Vomano sul campo della Miternina. Ah, qua è un discorso quasi di cuore, sono molto amico sia del presidente Panetta sia del DS Massacci, e quindi so gli sforzi che stanno facendo. Il Ponte Vomano adesso ha vinto queste due partite, Nero Stellati e Miternina, che secondo me nella corsa alla salvezza saranno fondamentali. Avevano avuto il problema di Lisante, hanno preso Francia che ha dato un po' di equilibrio alla squadra, conosco molti giovani lì, sono contentissimo per Ponte Vomano e sono convinto che ce la farà a salvarsi. Grazie al nostro numero WhatsApp che è in sovraimpressione, è arrivato un messaggio che andiamo a leggere, scommetto che per nostro Gianluca. Complimenti a Matteo, quello vero, e all'amico mister Gianluca, un abbraccio a tutti e due, Giuseppe Barabba, che è Giuseppe De Luca, che salutiamo. Giuseppe, un abbraccio grazie. Grande. Neanche a farla apposta, proprio adesso abbiamo parlato della Torrese, Giuseppe è da qualche anno con la Torrese, sì. Dunque bellissima vittoria ieri per i giallorossi, che comunque sono una delle candidate per stare nei piani alti della classifica. Sì, assolutamente sì. Chieti chiaramente con questo cambio tecnico probabilmente ha settato un po' certe situazioni, rimane la favorita del campionato, questo bisogna dire. Io in quest'ultima parte vorrei parlare invece di Gianluca De Vico. Gianluca De Vico che sta avendo diverse squadre in Serie D, sì. Sicuramente si sta aggiornando con diversi incontri importanti di categorie importanti. Però l'obiettivo è sempre quello per un allenatore, stare in panchina e respirare il profumo dell'erba, che sia naturale o sintetica. Allora, dirti il contrario sarebbe insomma un'eresia, però è anche vero che adesso allenare è diventato sempre più difficile, i motivi sono tanti, anche quello economico ha il suo peso naturalmente, perché prima di fare delle scelte e andare a allenare non vicino casa, è chiaro che bisogna considerare tanti aspetti. Però sto trovando diciamo anche una forma secondo me professionale migliore nell'andare, quando mi viene chiesto da parte di direttori o di qualche allenatore, singoli giocatori o squadre da relazionare, come sto facendo, perché mi arricchisce e mi permette un attimo di farmi anche un database diverso di età diverse di giocatori, e questo per me è importante poi per eventualmente un giorno, perché no, tornare anche sul campo direttamente con le prime squadre, anche se hai avuto un'esperienza formativa molto importante col settore giovanile del Teramo. Sì, settore giovanile ho fatto Ascoli e Teramo, quindi ho fatto un po' tutte le categorie, ho avuto la fortuna di allenare dai più piccoli, dagli under 15 diciamo così, fino alle Beretti e Primavere diciamo, oltre a una prima squadra, quindi non ultimo collaboro ecco con una società di C che mi va chiedendo proprio delle indicazioni su qualche giocatore che siano giovani, e qui da noi nel campionato di Serie D ce ne sono tanti, per vedere se è possibile inserirli in campionati professionisti, perché sanno che ho lavorato con quelle fasce d'età e quindi so cosa potrebbe mancare, quel poco, per poterli inserire invece nel calcio che conta, insomma. Ecco. Cioè, lo che dico, ricordiamolo spesso, ma quasi sempre, va a vedere partite con Antonio Paoluzzi, che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa e che stasera sarà tra gli ospiti di Supergol di Walter Cori, in onda alle ore 21, il decimo appuntamento. Oltre a Walter appunto e a Antonio Paoluzzi ci sarà l'opinionista, ospite fisso ovviamente, Antonio Valbruni, l'allenatore del Castelfidardo Roberto Vagnoni e l'allenatore dell'Alba Adriatica Domenico Izzotti. Dunque un parterre, parlare di Serie C ovviamente col Magic Moment del Teramo, tre vittorie
vittorie consecutive, ma anche di altro, ovviamente Serie D ed eccellenza nel Cartier, il Carniere, ricordiamo, decimo appuntamento con Supergol in diretta a partire dalle ore 21. C'è solo lo spazio per parlare un attimo di basket. È stata una giornata ancora poco foriera di successi per le Teramani. In A2 Roseto che perde a Piacenza con la Bacheri 93-91 dopo essere stata a lungo in testa nel punteggio, 93-91 con tiri liberi fatali nella finale. In Serie B sorride solo il Giulianova, che nel secondo impegno consecutivo al Palacastro ha battuto Nardò, pure in condizioni non facili, senza Ferraro, ma con il recupero importante di Azzaro, che è stato uno dei migliori con 19 punti e 11 rimbalzi. Per quel che riguarda le altre due formazioni, l'Adriatica Presteramo, pur con grande orgoglio e carattere, ha perso a Porto Sant'Elpidio 79-75, ha giocato di Diomede, due punti segnati, quattro giocatori in doppia cifra. Teramo che era andata avanti anche di 6 nei minuti conclusivi, poi c'è stato il recupero da parte dei marchigiani con ritorno amaro a Porto Sant'Elpidio per coach Domizioli, che ci aveva lavorato per 2 anni fino alla scorsa stagione, soprattutto per il Play Fabi, che è proprio un elpidiense doc essendo nato nella cittadina marchigiana. Sconfitta senza attenuanti, ma questo è un leitmotiv di questa stagione, accorato per il Campli, squadra giovane quella farnese, gara già decisa praticamente al riposo con Corato, che ha segnato la bellezza di 60 punti. In campionato di pallamano, nella Serie B maschile, la Lions Teramo ha perso domenica nel posticipo contro il Cus Chieti, la NEC Proger Teramo invece ha battuto nettamente 54-27 il Camerano, 4 punti in classifica per i biancorossi di Franco Chionchio. In A2 femminile, nel posticipo giocato ieri, vi abbiamo dato già notizia al TG Sport di ieri sera, la vittoria della nuova HF Teramo contro Salerno, con diverse giocatrici che sono andate a segno per la squadra di Serafino La Brecciosa. Io ringrazio Gianluca De Vico, ospite graditissimo, con il bocca al lupo, di rivederlo sia su questa sedia ma anche in panchina nelle prossime settimane. Mi trovo bene con voi. Grazie, e grazie a Simona Marziani che è stata in regia. Vi ricordo gli appuntamenti: alle 14 con la prima edizione del telegiornale, alle 15 Serie D in gol per rivedere tutte le emozioni nel campionato di Serie D girone F, alle 19.15 con la seconda edizione del telegiornale in diretta, e alle 21 appuntamento, come ricordato, con Supergol. È tutto per questa mattina, un buon inizio di settimana a tutti e buona giornata.